Buongiorno a tutti, martedì 10 settembre, oggi a mio avviso è una giornata molto importante sui principali mercati azionari europei e americani perché pur eh, senza particolari notizie eh, macroeconomiche, sì c'è l'inflazione in Germania, poi vedremo come al solito tutto nel dettaglio, ma dovrebbe essere abbastanza scontato un dato addirittura in contrazione per cui la BCE come vi dico, da settimane non ha eh, scuse per effettuare un secondo taglio nella riunione di giovedì, eh, ma eh, eh, sarà molto interessante vedere se, come temo, eh, il rimbalzo di ieri possa essere un fuoco di paglia. Vi ho spiegato perché, eh, non perché il mercato dopo... Eh, le sedute di selloff non possa rimbalzare ma quello che mi lascia perplesso che come già accaduto ad agosto anche il rimbalzo di ieri eh, è avvenuto con volumi eh, decisamente modesti e per quello che continuo a invitarvi alla prudenza. Bisogna oltretutto sempre tenere sott'occhio e ci daremo un'occhiata eh, tra poco Uh, come tutte le mattine al calendario dei CDA, perché comunque eh, tutti i giorni eh, le società rilasciano i propri dati semestrali. E ovviamente, se questi dovessero uscire a mercati aperti, eh, ne condizioneranno l'andamento, come faranno probabilmente oggi, per esempio, Gnulatt e Farmanutra, che sono usciti eh, ieri, subito dopo la chiusura del mercato diurno. Vi condivido lo schermo, partiamo come al solito eh, dalle chiusure eh, degli indici americani. Vedete che c'è questo rimbalzo che ha fatto il DAO, ma eh, come vi ho già detto, in questa fase ritengo che difficilmente potrà andare eh, sopra eh, questo massimo. Di 41 172 quindi trading range 41 172 42, 97 standard and poor's 500 addirittura inside, per cui il trading range lo identifico in 5402 5552 nasdaq composite probabilmente eh, 16 17295, 17 295 nasdaq 100 in questo caso eh, 18419102 Russell 2000 eh, qui sul breve siamo ancora con questo 2087 minimo di venerdì che tiene e 2089 c'è la media mobile a eh, 100 per cui il trading range 2087 2166 è ancora Valido, però eh, vedo eh, il Russell più a rischio rottura, per cui quei target in sequenza che vi avevo già detto: 2077, 2068, 2058, 2054. Questa è un po' un'anomalia, a mio avviso, perché quando i tassi delle, eh, vengono tagliati dalle banche centrali, le mid e small cap di solito sono favorite. Eh, vediamo anche il nostro Futsimi Futures qui comanda per il momento la candela di venerdì perché ha avuto un range molto ampio, massimo 33,895, minimo 33,220. In particolar modo, area 33,9 a mio avviso è in questa fase, eh, un, eh, rappresenta in questa fase un livello che difficilmente potrà essere superato. Andiamo al calendario macro. Eh, il dato più importante eh, eh, di questa mattina eh, alle 5 e questo sull'export cinese perché è stato molto meglio delle previsioni più 8,7 da più 6,5 e importaz le importazioni solo più 0,5 da più 2 questo fa sì che la bilancia commerciale per agosto sia stata molto positiva perché parliamo di 649 miliardi dai 579 attesi eh, dati UK usciti adesso, eh, devo dire, eh, molto buoni, eh, soprattutto quelle, quelli per le richieste di sostegno di occupazione incredibilmente bassi, 23.700 rispetto a 95.500 e la variazione nel livello di occupazione quindi è più 265.000 più 115.000. Il dato più importante però era, perché è già uscito, questo dato sull'inflazione in Germania, meno 0,1, quindi addirittura proprio eh, e, e quell'annuale a più 1,9, quindi proprio non abbiamo, ripeto, più scuse per tagliare i tassi. Poi c'è la produzione in, eh, industriale italiana eh, e eh, un po' di eh, dati in America, solo Redbook, eh, e poi c'è eh, il discorso di Bauman. Eh, quindi diciamo in realtà poco, eh, eh, soprattutto negli Stati Uniti, però ripeto: questo poco va comunque eh, messo eh, a confronto con quanto accaduto ieri, perché eh, la mia impressione è che sia i mercati possano fare fatica in generale, ma soprattutto i titoli che come vi dicevo ieri, sono su supporti statici eh, fondamentali per il breve periodo, quantomeno, ma anche di titoli che eh, sono scesi davvero molto. Eh, purtroppo, eh, questi potrebbero anche essere rotti a ribasso, ma poi ne parleremo ovviamente nel video di riepilogo serale. Eh, vediamo i futures. Eh, Dow meno 0,17, Standard Poor's eh, 500 meno 0,17, Nasdaq 100 meno 0,36, Russell 2000 meno 0,40, DAX meno 0,34, Caccarante meno 0,30, Eurostox meno 0,29, eh, Nikkei meno 0,46, Hang più 0,32, Singapore meno 0,28, Cospi meno 0,35. Vi dicevo sempre davanti la mattina eh, questo calendario CDA Ieri abbiamo visto assieme New Lat e eh, Farma Nutra, soprattutto oggi eh, io per esempio, un titolo che seguo abbastanza. È BC Speaker, poi c'è Gas Plus GWS, importantissima. Secondo me la eh, semestrale di Italian Sea Group dopo il sell-off della settimana scorsa, eh, TXT e Unidata sono praticamente tutte molto interessanti perché TXT è di nuovo vicino ai massimi. Ehm, storici, unidata sulla base dei dati usciti nel primo trimestre, uno dei titoli forse più sottovalutati eh, del listino, quindi eh, tutte molto molto interessanti e poi vedete che domani per esempio ce n'è tantissime, vedete qua la lista addirittura eh, facciamo, ah no poi con tamburi, comunque ce ne sono 3, 3, 6, 9, 10 anche domani, quindi sempre tenere monitorato questo. eh Ancora prudenza perché il mercato, insomma, qualche criticità a mio avviso la sta dimostrando. Auguro a tutti buon trading, ci vediamo questa sera dopo la chiusura del mercato diurno.